Ebbene sì ragazzi, è stata una decisione improvvisa, però per i prossimi 22 giorni farò il cammino di Santiago portoghese. Quindi oggi mi trovo a Milano, Malpensa, e alle 6 ho l'aereo per arrivare a Porto. Quindi sera dormiamo lì in un ostello e domani si parte per il cammino. Però facciamo un passo indietro a qualche giorno fa. Adesso siamo al Decathlon, sto finendo di prendere le ultime cose per il cammino di Santiago. Ho preso un mega impermeabile e niente. Dovrei aver finito di prendere tutto, mi mancano solo i compid, che sono i cerottini da mettere se dovessi avere le vesciche durante il cammino. Qua c'è Sam che sta scegliendo la sua canna da pesca. No. Ho preso anche questo qua, che è un beauty impermeabile, che lo porti quando vai a fare la doccia e non ti si bagna. Allora, sto facendo i preparativi per il cammino di Santiago. Questo è il mio zaino, 40 litri, è un travel organizer che è figo perché praticamente si apre così, olè, poi fascia, mollette per stendere i panni da lavare, questo il balsamo di tigre, adoro, compid, impermeabile, poncio, marsupio, busta per mettere i panni sporchi, beauty case impermeabile, per i pantaloni tecnici, che questi sono lunghi però possono, si aprono e diventano anche corti, maglietta per dormire, mascherina da notte. Nel beauty poi ci ho messo tutte le medicine, quindi aspirina, acqua e filo. Per le vesciche qua abbiamo i calzetti tecnici, mutande, bustine, torcia, e questo è fatto. Infradito, asciugamano per i capelli, asciugamano per il corpo, poi pantaloncini corti, magliettina, questo è come parto, quindi maglietta tecnica, maniche lunghe, mutande, calzetti, leggings e ginocchiera, perché il mio ginocchietto deve fare il bravo. Poi mi sono portata un po' di barrettine energetiche, un po' di ricarica e sostegno, che è tipo il Polase Moment, salviettine per l'igiene, questo che è tipo il Voltaren, cerotti, crema per i piedi, idratante, e crema viso. E queste sono delle garzette disinfettanti e assorbenti. Adesso metto tutto dentro e la peso. Quattro, sei, sette. Dai. È tutto pronto per domani. Stiamo andando verso il treno. La stazione. Vai, siamo in stazione. Stiamo. Abbandonerà. No. E il mio treno parte alle 6 e un quarto. Là, Milano Centrale, 9802, a 10 minuti di ritardo. Binario 1. Ciao! Andiamo, va. Ebbene sì, in questa avventura non ci sarà Samu, il mio ragazzo, ma ci sarà Nicolò. Ho fatto un ritardo di 10 minuti, arriviamo alle 10, vero? Sì. Alle 10:10. Siamo arrivati. Miau. Miau. Adesso ci manca solo lo shuttle per Malpensa e l'aereo. È gigante. Allora, siamo arrivati a Milano e adesso ci siamo fermati un attimo al bar, abbiamo fatto colazione e siamo andati al bagno.
e poi aspettiamo lo shuttle. Vai. Che vuoto. E adesso, Chiucco, dove andiamo? Malpensa. Esatto, abbiamo preso lo shuttle mezz'ora prima perché non c'avevamo più mai da aspettare e loro ho chiesto: ma possiamo entrare anche su questo? E lui ha detto: va bene. E quindi ci stiamo dirigendo verso Malpensa. Ci stiamo muovendo verso il terminal 1 perché avevamo sbagliato. Eccolo. Chiucco, allora sei pronto? No. Allora ci abbiamo il gate. Ah, 76? 76. Stiamo andando. Stiamo aspettando. Dovrebbe essere sotto il treno. Dobbiamo andare anche da Facebook. Vai, siamo pronti? Buongiorno signore e signori, benvenuti a bordo di questo volo Wizz Air con destinazione Oporto. Vogliamo informare che il volo di oggi... Siamo arrivati! Il Portogallo ci accoglie con un bel tramonto! Allora siamo appena scesi dall'aereo, adesso andiamo in direzione metro. Chiucco, come stai messo? Raccontaci. Che bastardo. Già. Vabbè, la fermata dove dobbiamo scendere quella è lo stadio. Scendere allo stadio e arriviamo fra... Non so. 30 minuti magari e poi abbiamo trovato un ristorello vicino all'ostello. Fa pure rima. Chiuso, allora stasera cosa prendiamo? Francesigna. Vai. Guarda qua. Eccoci qua. Come so? Questo è l'ostello per la sera. Giù ci dormo io, sopra ci dorme Chiucco. Questi sono gli armadietti per metterci lo zaino. E qua c'è il bagno. Luce. Molto carino. Il video di oggi si conclude qui, ci vediamo domani con il prossimo episodio sul cammino di Santiago.